Buongiorno carissimi utenti, qui collegati dallo stadio Superga di Mercato San Severino, finale tra la squadra di calcio Benevento Streghe contro la Virtus Partenope. La terna arbitrale guidata dall'arbitro Caso di Torre Annunziata, una terna tutta di Torre Annunziata, quindi Caso arbitro, assistente numero 1 Piedi Palumbo e poi abbiamo l'assistente numero 2 Vitillo, quindi una partita di calcio femminile. Scende in campo con Benevento Streghe, Graziano, Orlando vicecapitano, Signoriello, Crovella, Coccia, Asta con 10 gol, De Rienzo, Ruggiero capitano, Goleador 12 gol, poi abbiamo De Meo, Marotti, Calandro, De Meo, Fabiana, Pisani, Girolamo, allenatore Lepore, presidente Cerracchio, vicepresidente Mazzone, segretario Signoriello. In più abbiamo la Virtus Partenope, scende in campo con Di Blasio, Riccio, Fracco, De Rosa, Ferrara capitano, Martone, Miroballo, Nicoletti, Pecchillo, Davino vicecapitano, Tozzi, Romano, Lombardi, Carpentieri, Lamanna, Benincaso. Allenatore Esposito, presidente Raffaella Esposito. A momenti dovrebbe iniziare la gara. In commissario straordinario, anche a nome dell'intera organizzazione calcistica regionale, esprime vicinanza alla famiglia di Fabio Bresci, vicepresidente della LND. Per la sua prematura scomparsa, ricordando l'eccellente professionista e l'autentico uomo di sport, per molti anni alla guida del comitato regionale toscano. L'incontro di calcio, il Benevento, le Streghe. A momenti l'arbitro Caso dovrebbe iniziare il fischio d'inizio. Sul pallone c'è appunto Crovella, inizia la partita, passaggio arretrato, Benevento le Streghe in azione, il lancio sul laterale sinistro, sulla metà campo azzurra, pallone recuperato da Ruggiero, dal capitano, ancora Ruggiero in gioco, Benevento in possesso del pallone con il giocatore, con la calciatrice Calandro, lancio in profondità. Pallone recuperato da Davino, sfera per Martone, Virtus Partenope in azione, fermato il gioco, Benevento le Streghe in avanti, cerca un lancio in avanti, pallone a centrocampo, palla perché dopo viene spazzata via, la sfera termina addirittura fuori, il tiro termina sul fondo, fondo area, batte il fondo il portiere Graziano, che ha rappresentato in questo campionato la massima garanzia in porta. Ecco le immagini, Graziano batte di destro il lancio, pallone a centrocampo, colpo di testa di Girolamo, sfera a centrocampo, azzurri in azione, la Virtus ci prova con Davino, pallone Tozzi, Tozzi ancora in gioco. E secondo l'assistente dell'arbitro è posizione irregolare. Benevento le Streghe in azione. Ed ecco De Rienzo, De Rienzo in azione. Il lancio di De Rienzo, pallone in verticale, sfera che però viene fermata dalla difesa azzurra. Il tacco, palla fermata, Benevento le Streghe in avanti. Da parte di Ruggiero, palla a terra. Gli azzurri avanzano con Pecchillo. Benevento le Streghe che continua a contrastare l'iniziativa azzurra. Ottimo lavoro difensivo da parte di Marotti. Nelle immagini ha rappresentato il tassello vincente in questo campionato. Ecco le immagini, la calciatrice del Benevento le Streghe. In azione adesso Riccio. Pallone in area di rigore, ottima triangolazione, tecnicamente valida l'iniziativa, pallone che continua il Benevento le Streghe ad adottare un gioco molto professionale e tecnico. Il tiro finale di Tozzi termina al Benevento le Streghe, c'è l'avanzata della squadra di Benevento che avanza, il lancio in profondità per Crovella. Crovella si libera di un calciatrice, secondo l'arbitro in questo caso è fallo, punizione. Azzurri in azione, batte la Virtus Partenope con Ferrara, il lancio, sfera in avanti, palla fermata
Benevento le streghe in azione, i lanci in avanti, ci si cerca una triangolazione. Pallone deviato. Ancora il Benevento, le streghe che attacca. C'è pressione di gioco da parte del Benevento, una pressione asfissiante. Non si ferma il Benevento, le streghe che aumenta il ritmo di gioco. Poi attenzione, vediamo cosa succede. Ma, l'arbitro ha visto un fallo. Punizione. Batte Ferrara. Ferrara in azione, batte il capitano della Virtus Partenope. Il lancio in profondità, blocca il portiere Graziano, che ha rappresentato sempre la sicurezza in porta in questo campionato. Pallone a centrocampo, a pennello, si lancia il Benevento, le streghe in avanti, tutto di prima. Ancora la squadra di Benevento che con Ruggiero cerca di smistare palla. Lancia in profondità, pallone fuori. Benevento, le streghe in azione. Pallone sulla trave sinistro. Miro Ballo, il lancio bloccato. Benevento molto resistente, il Benevento molto duttile. Adesso avviene un bellissimo dribbling su tre calciatrici da parte di Asta, che ha realizzato 10 gol in questo campionato. Attenzione, ancora il Benevento, le streghe in azione. È molto resistente in difesa la squadra di Benevento. Ottimo il lavoro compiuto da Marotti anche in questo caso. Eccola le immagini, bravissima la centrale del Benevento, rimessa laterale azzurra, batte Riccio. Rimessa laterale, il lancio, pallone in area di rigore, para Graziano. Pallone per Asta, il lancio, sfera al De Rienzo, deviazione. Girolamo. Pallone sulla sinistra. Si libera molto bene tecnicamente Signoriello. Punizione. Lancio in verticale. Si cerca Benevento, le streghe ancora in azione. Tiro finale. Pallone per Ruggiero. Sfera a Pisani. Pisani in gioco. E scatta il contropiede. Deviazione. Corner, batte la Virtus Partenope. Davino. Batte di destro. Il cross in area di rigore, vediamo cosa succede. La Virtus Partenope va vicino al gol, ma è stata molto bravo il portiere del Benevento, le streghe, Graziano alle immagini. Fondo area. Lancia in profondità, azzurro in azione. Punizione. Benevento, le streghe in azione. Punizione.
batte il Benevento le streghe, il destro, l'arbitro fa ripetere. Girolamo in azione. Pallone in area di rigore. Azzurri in azione. Il tiro finale ribattuto. Il cross in area di rigore vicino al gol. Il Benevento le streghe e ottiene un corner. Il Benevento le streghe in questo caso. Corner, batte il Benevento le streghe, il cross in area di rigore, tiro finale ribattuto, ancora il Benevento in azione. Il Benevento sta disputando un'ottima gara, il tackle finale, ottimo intervento di Ruggiero. Punizione, batte appunto Asta nelle immagini. Il sinistro, pallone in area di rigore, sfera ribattuta, ancora il Benevento in azione. C'è un fallo secondo l'arbitro, caso, punizione. Il destro, pallone oltre il centrocampo. Benevento le streghe in avanti, ottimo il dribbling da parte di Asta. Ancora il Benevento le streghe in azione. Il lancio in profondità, sfera nelle braccia del numero 1 Di Blasio. Diciamo che in questo momento il Benevento le streghe sta dominando la partita ed è ad un maggiore possesso di palla in più. Di nuovo la squadra del Benevento in azione. Pallone per Crovella. Passaggio arretrato. Di Blasio. Perdono palla le calciatrici del Benevento, recupera Miroballo, ancora il Benevento le streghe in azione con il proprio capitano che avanza con Ruggiero. Sfera ribattuta, palla fuori, rimessa laterale, Benevento le streghe che riparte. Rimessa laterale. Azzurri in azione. La rovesciata di Asta. E secondo l'arbitro c'è una giocata pericolosa in questo caso. Punizione a favore della Virtus Partenopa. Batte appunto Ferrara nelle immagini. Ferrara nelle immagini, il destro, il cross in area di rigore, palla direttamente nelle braccia di Graziano.
ancora la Virtus Partenova che difende in questo caso il pallone. Benevento che attacca, molto più determinata in questo primo tempo la squadra di Benevento. Di nuovo in azione però, attenzione, la Virtus Partenope che cerca di inoltrarsi in area di rigore, sfera che termina fuori. Rimessa laterale per la Virtus Partenope, il cross in area di rigore fermato, deviazione, battericcio. Pallone in area di rigore. Il Benevento, le streghe spazzano via la sfera. Il Benevento sta giocando davvero una bella partita con le squadre che sono ben determinate in campo, devo dire la verità. Pallone che termina fuori. Intanto Virtus Partenope che attacca. Vediamo cosa succede adesso in questa, diciamo, seconda parte del secondo tempo. Come si evolve, il ritmo, come si incrementa. Cosa succederà? Ruggero, pallone sulla sinistra, il Benevento, tiro finale, pallone che termina alto sulla tre. Ottimo, applausi del pubblico qui allo stadio Superga. Il tiro di Signoriello, eccola le immagini, davvero ottima l'idea della calciatrice, vicino al gol, fondo area, batte Di Blasio. Benevento, le streghe in azione, deviazione di De Rosa. Gli azzurri che avanzano. Benevento, le streghe in azione. Fallo, punizione su Pisani. Fallo su Pisani ed è punizione a fuori Benevento, le streghe. Grande partita la sua qui alla finale. Benevento in azione. Il cross in area di rigore. Possibilità per il Benevento, le streghe, di poter passare in vantaggio. Ci riprova ancora la squadra giallorossa. Grande giocata da parte di Asta. Asta 10 gol, rimessa laterale, tiro finale. C'è un tiro cross per Signoriello, sfera che termina fuori. Fondo aria, batte appunto Di Blasio, il lancio, pallone per Girolamo, sfera sul laterale destro per Asta. Attenzione, fallo su Pisani, di nuovo punizione. Punizione, il lancio ai limiti, la finta e riparte Davino. Intervento di Orlando, pallone per Signoriello. Benevento, le streghe ancora in azione, cercano di propagandarsi in area di rigore. Di nuovo il Benevento e Signoriello, il cross, ottima azione di gioco, ottima azione degna di nota. Ancora il Benevento, le streghe in possesso del pallone. Scivola la calciatrice
asta sul terreno di gioco. Pallone fuori. Azzurri in azione. Riccio. Tiro finale, attenzione da parte di Riccio che colma comunque il vuoto e a favore del Benevento le streghe che avanzano, perdono palla però, il team perde palla, il team del Benevento recupera la Virtus Partenope che avanza, vediamo cosa succede, pallone fermato, Benevento le streghe in azione di gioco, pallone in profondità per De Rienzo. Un'altra pedina fondamentale, ecco le immagini da un punto di vista tecnico, doti eccellenti, rimessa laterale azzurra, batte Riccio, Benevento le streghe in azione. Nicoletti, De Rienzo, grande lancio. Bene, bravissima, ottima, grande giocata da parte di Asta in azione di gioco, gli azzurri però con Martone recuperano, c'è l'avanzata per Pecchillo, Virtus Partenope in azione, passaggio arretrato a Martone, di nuovo in gioco la squadra Benevento, le streghe avanzano, Virtus Partenope che perde palla. Calandro, pallone in out. Brava, brava, brava. Brava Giulia. Per evento le streghe in azione. Ruggero. Pisani. L'apertura. Il nuovo signoriello. Dai ragazzi, dai! Virtus Partenope in avanti, pallone fermato. L'apertura, la triangolazione, tutto di prima. Pallone per Ruggero, il lancio, ancora in campo il pallone, De Rienzo, punizione a favore della squadra Benevento le streghe. Vediamo cosa succede in questo contesto, risultato ricordiamo fermo sullo 0-0 tra Benevento le streghe e Virtus Partenope, fallo su Riccio, punizione. Ferrara. In lancio. Benevento le streghe in azione di gioco. Pallone per Ruggero, poi signorino. L'avanzata e il lancio per Provella. Deviazione, rimessa laterale. Azzurri in azione di gioco, Virtus Partenope che cerca di potersi lanciare in area di rigore, lo fa dal laterale destro. Dai, dai,
Pallone a Davino, il vice capitano, si cerca una triangolazione fermata. Di nuovo i giallorossi che avanzano. Pallone che viene giocato a centrocampo. Ottima la giocata di Pisani. Pallone per Girolamo, il lancio in verticale. Sfera bloccata. Pallone a centrocampo. Si continua a mietere il gioco da parte della squadra del Benevento Le Streghe. Pisani gira la palla a Signoriello. C'è spazio sul laterale sinistro, c'è l'avanzata della squadra del Benevento Le Streghe, prorompente l'iniziativa. Il pubblico di Benevento recrimina il calcio di rigore. Ancora il Benevento, Ruggiero, il tiro finale ribattuto. Poi abbiamo Davino. Ancora in gioco Calando. Pallone per Ruggiero, Pisani. La sfera arretrata a Girolamo. Pisani. Punto Asta. Asta nelle immagini. Benissimo, fallo su Asta, punizione. È l'ennesimo fallo compiuto ai danni di Asta. Punizione. Batte Benevento Le Streghe. In azione il lancio, pallone a eliminare l'area di rigore, sfera che però viene ribattuta di nuovo, poi Miro Ballo, il lancio in avanti, sfera in verticale, pallone che termina fuori, rimessa laterale, se ne incarica appunto Asta. Benevento Le Streghe in azione. Pallone fuori. Pallone fuori. Rimessa laterale. Asta. Passaggio arretrato. Benevento Le Streghe in azione. Pallone in out. Calandro. Virtus Partera in azione. Lancia in profondità, sfera nelle braccia di Graziano. Pallone oltre il centrocampo, di nuovo De Rienzo. Virtus Partenope in azione, partita molto combattuta, come ho già detto sin dall'inizio, una partita molto riguarda, ferma sulla 0-0. Ottima giocata di Ruggiero, il capitano, la finta da parte di Crovella. Rimessa laterale a fuori del Benevento Le Streghe. Abbiamo raggiunto, carissimi utenti, quasi la mezz'ora di gioco. Benevento Le Streghe in azione. Il cross in area di rigore. Di nuovo Ruggiero, il pallonetto degli azzurri, ma recupera poi Girolamo. Pallone per De Rienzo. Virtus Partenope in azione. Ottimo intervento di Asta, che riesce ad eliminare ogni forma di inconvenienza nella propria metà campo. Si riparte con gli azzurri in azione. Miro Ballo, il lancio. Asta in azione. Pallone in verticale. De Rienzo. Ancora De Rienzo in azione. Pallone per Pisani. Il lancio in verticale. Fallo, punizione.
Benevento in azione di gioco. Punizione. Il lancio, pallone sulla sinistra, si cerca di piazzare la palla al centro, deviazione, rimessa laterale giallorossa. Di nuovo il Benevento alle streghe in azione di gioco, pallone in out, rimessa laterale per i giallorossi. Pallone per Ruggiero. Fallo, punizione. Giulia verso il portiere. Asta. Batte la punizione, il cross di destro. Il destro di Asta. In area di rigore Benevento che potrebbe passare in vantaggio. Tiro finale, attenzione Ruggiero. Benevento le streghe vicino al gol. Tutto ciò avviene al 30esimo minuto e 56 secondi del primo tempo, quasi al 31esimo minuto. Il Benevento le streghe è andato vicino al gol. Di nuovo gli azzurri in azione, pallone fermato e deviato, il numero 9 Pecchillo, ed è corner a favore dei giallorossi. A degli azzurri, scusate, Virtus Partenope in azione. Corner dalla bandierina agli azzurri. Battono di destro il pallone in area di rigore. Dibattuto il pallone e il Benevento le streghe esce fuori dall'area di rigore e si rilancia in avanti, cercando di poter creare un'ulteriore azione degna di nota. Pallone spostato a Signoriello che avanza sul laterale sinistro, cerca di poter lanciare Ruggiero, il capitano che avanza. Passaggio arretrato di Ruggiero, lo scambio di gioco con Signoriello, pallone ancora per Ruggiero. Poi Pisani, si ammortizza il gioco ma poi c'è l'avanzata giallorossa. Pallone sul laterale destro con Asta. Pallone ai limiti, attenzione, grande triangolazione, segue l'iniziativa, bellissimo questo dribbling, il cross in area di rigore, davvero un'azione stupenda, eccellente l'iniziativa del Benevento Le Streghe che con il proprio capitano, col proprio capitano Ruggiero va vicino al gol e dimostra di essere in questo caso, in questo momento, la squadra più forte che sta dominando la partita. Fondo area. Lancio, pallone a centrocampo, palla fermata. Di nuovo in azione, grazie. In azione di gioco, palla che termina fuori. Di nuovo in avanti la squadra della Virtus Partenope, e quanto manca ormai meno di un quarto d'ora alla fine del primo tempo. Benevento le streghe 0, Virtus Partenope 0. Pallone per il numero 22, De Rienzo, ancora De Rienzo in azione, De Rienzo che avanza, De Rienzo ancora in gioco, il cross deviato da parte della squadra azzurra della Virtus Partenope, pallone a centrocampo, c'è ancora l'iniziativa condotta dagli uomini della Benevento le streghe in azione. Pisani in velocità, certa dribbling, lo ottiene ma viene atterrato. Pisani nelle immagini, ottima calciatrice che funge appunto da cerniera tra centrocampo ed area di rigore. Nelle immagini Pisani, grande partita la sua.
numero 7 che ha subito il fallo. Punizione. Avanzata la squadra Benevento Le Streghe. Destro, pallone in area di rigore, ottima la palla, bellissima la coordinazione. Rienzo, applausi del pubblico, vicino al gol il Benevento, Le Streghe. Ottima coordinazione di gioco, palla su fuori fondo area, batte la Virtus Partenope. Nelle immagini Ferrara, il capitano, che si accinge a lanciare il pallone oltre il centrocampo o verso il centrocampo. Il destro, pallone fermato da Asta, in gioco, palla in out, rimessa laterale per la Virtus Partenope. Batte appunto Riccio sul pallone. Svetta di testa Asta, grande lancio di Asta, pallone in profondità, ancora il Benevento con Signoriello, sfera che termina fuori, si riparte da una rimessa laterale, se ne incarica appunto Calandro nelle immagini, che lancia il pallone in una zona dove c'è Ruggiero. Vediamo cosa succede in questa dinamica di gioco, infatti la palla giunge a Signoriello, sfera deviata fuori, rimessa laterale. Di nuovo in azione i giallorossi del Benevento Le Streghe, in azione. Passaggio arretrato. Pallone che termina fuori. Tozzi. Rimessa laterale azzurra, Virtus Partenope in azione. Pisani in azione di gioco, pallone per il numero 20 Girolamo, sfera che termina a centrocampo, di nuovo il Benevento Le Streghe in azione, ci prova il Benevento Le Streghe, tiro finale, ottimo, ottima l'azione, l'iniziativa condotta da Ruggiero che strappa gli applausi del pubblico. Fondo area. Azzurri in azione, il lancio, Benevento Le Streghe di nuovo in avanti, Pisani, pallone sul laterale destro, c'è l'avanzata del Benevento Le Streghe, ancora in azione, appunto Asta, l'interno destro per Signoriello, ancora Signoriello ha la possibilità di segnare il tiro finale, pallone vicino al gol, Benevento Le Streghe di nuovo vicino al gol, applausi del pubblico. Fondo area, ennesima azione degna di nota da parte del Benevento Le Streghe. Fondo area. Di nuovo il Benevento in azione. Il tacco preciso e perfetto di Ruggiero. L'avanzata di De Rienzo. De Rienzo. Il cross in area di rigore, la finta, Signoriello in area di rigore, tiro, vicino al gol, traversa,
davvero un'azione da mondiale da parte del Benevento alle streghe. Applausi del pubblico per Signoriello. Eccolo le immagini, vicino al gol, di nuovo, ennesima azione. Il Benevento alle streghe stanno dimostrando di essere una grande compagine. Attendono soltanto il gol i tifosi qui convenuti in diverse centinaia di unità allo stadio Superga di Mercato San Severino. Benevento le streghe in azione. Deviazione. Di nuovo in avanti, pallone. La triangolazione precisa e perfetta. Avanza il Benevento le streghe. Ancora il Benevento, la palla però viene fermata. Triangolazione precisa e perfetta. Sera che però termina fuori. Benevento le streghe che secondo me nella percentuale di possesso di palla è molto superiore rispetto a quella della Virtus Partenope, e come abbiamo visto finora anche le azioni condotte sono molto superiori rispetto a quella della Virtus Partenope. Un Benevento quindi le streghe che nonostante il gran caldo è riuscita a dare il massimo di sé. Stiamo raggiungendo il 41esimo minuto di gioco con risultato fermo però sullo 0-0. Ci si avvia verso l'area di rigore. Davino, pallone, fallo di mani, punizione. Si evince dalle immagini. Di nuovo in azione di gioco la squadra del Benevento, le streghe. Il lancio al limite dell'area di rigore, la finta, Signoriello, Crovella, ottima la sua intenzione, eccole le immagini, Crovella, pedina fondamentale per il Benevento alle streghe, rimessa laterale, battono i giallorossi, pallone per Ruggiero, deviazione. Pallone fermato a centrocampo, Pisani, il lancio in verticale, la finta, di nuovo appunto Crovella, cerca la triangolazione con Ruggiero, Ruggiero in gioco, Azzurri che perdono palla, ancora in azione di Azzurri con, attenzione poi c'è il numero 9, si tratta di Pecchillo, pallone viene difeso dal Marotti. Di nuovo in azione, gli azzurri in avanti, Miro Ballo. Giallorossi in avanti, ancora i giallorossi che avanzano. Crovella, Ruggiero, bellissimo questo dribbling. Giallorossi in azione, il lancio in profondità, pallone per Crovella. Pallone che termina fuori. Rimessa laterale. Azzurri in azione. Di nuovo gli azzurri che avanzano, perdono palla, la riconquista la squadra giallorossa e poi scatta il contropiede da parte di Pisani, il lancio in profondità, ma la Virtus Partenope adesso cerca di essere più solida e si accorcia come squadra per applicare probabilmente anche il fuorigioco. C'è l'avanzata di Signoriello. Pallone per Crovella, lo scambio di palla. Gli azzurri avanzano. Pallone arretrato. Risultato però è fermo sullo 0-0 e questo in realtà, diciamo, ed ecco appunto signore, fallo su signore, no, ci si fa continuare. Fallo, punizione, Pisani. Ma come si fa?
Pallone sulla laterale sinistra. Il cross ai limiti. Ancora Signoriello. Signoriello. Deviazione del numero 3 Fracco. Rimessa laterale per il Benevento Le Streghe. Pallone per Signoriello, c'è l'avanzata. Lo scambio di palla, il cross in area di rigore, pallone un po' altino ma ottima in area di rigore, l'intenzione di gioco e poi diciamo alla meglio di Blasio, il portiere finisce il primo tempo, Benevento Le Streghe, finale Coppa Campania, Virtus Partenopo 0-0, grazie dell'attenzione su telesport.name.